Tutto bene? Ma perché non stiamo un po' a casa? Si sta tanto bene sul divano. Vedete, guardate, guarda come sono sereno io. C'è del casismo intorno a me. State a casa. È l'unico modo che abbiamo per evitare che il coronavirus si possa diffondere ancora di più. Dobbiamo restare a casa e lo dobbiamo fare per il bene di tutti quanti noi. Quindi è un periodo difficile, complesso, completamente nuovo, ma sono convinto che riusciremo a superarlo se seguiamo le regole. La prima regola è quella di restare a casa. E stiamo a casa, dobbiamo fermare il contagio. È importantissimo, ragazzi. Non è che non c'è scuola perché è vacanza, non c'è scuola perché c'è un'emergenza. Restiamo a casa il più possibile. Torneremo presto a far rumore tutti insieme, ma adesso io sto a casa. Io sto a casa. Facciamolo tutti e usciamo solo se è strettamente necessario. Un abbraccio. Cioè, cerchiamo di usare il buon senso e di mettere in pratica le regole che gli organi competenti ci stanno dettando in queste ore. Mi raccomando, raga, perché questa non è una cazzata come pensavamo all'inizio. In bocca al lupo a tutti. Quello che vi chiedo è di restare a casa, di non andare in giro, di non andare in discoteca, non andare da nessuna parte. Stiamocene a casa il più possibile, usciamo quando è veramente necessario, quando non ne possiamo fare a meno per fare la spesa, e in quel momento cerchiamo di avere tutte le accortezze che ormai ci hanno insegnato più che bene, no? Momento purtroppo che ci mette alla prova. Alla prova vuol dire fare in questo momento quello che è giusto fare. Per esempio stare in casa, lo so che è una cosa costrittiva, ma è l'unico modo per proteggerci, per proteggere noi e proteggere gli altri. Insomma, stiamo tutti uniti, forti, coraggiosi, ma distanti. Vi consiglio di stare a casa, di seguire le regole pure voi, come sto facendo io, magari di cogliere l'occasione, stando a casa, di ascoltare un po' la radio, che è quello che appunto sto facendo pure io e che è sempre molto bello. Cari amici di Radio 2, scusate la barba, ma io resto a casa. Infatti questa sera sarò in diretta a Caterpillar in smart working da casa, appunto per la prima puntata della mia nuova rubrica socialmente utile guida alla sopravvivenza domestica. Dobbiamo ascoltare gli esperti, gli scienziati, i virologi, le istituzioni e fare del nostro meglio. In questo momento fare del nostro meglio vuol dire stare a casa. Saremo a casa per il bene nostro, ma soprattutto per il bene di tutti. Per evitare il contagio, che è la cosa più importante, mi raccomando, lavatevi le mani, che è la cosa altrettanto importante. Seguiamo le regole, niente abbracci, niente baci. E atteniamoci davvero alle disposizioni governative, usciamo il meno possibile da casa, davvero per gli spostamenti necessari. Con un po' di pazienza speriamo che tutto rientri nel più breve tempo possibile. Fidatevi di me. Fate un sacrificio, state a casa. Godiamoci la nostra famiglia e stiamo in casa per il bene di tutti. Cercate di rispettare quello che il governo ci dice di fare, è molto importante per la salute di tutti e vedrete che tutto andrà bene. Leggiamo i libri, ascoltiamo musica, andiamo a vedere i DVD che avevamo, un film che non avevamo più visto, sentiamoci al telefono via Skype. Troviamo una maniera per stare vicini, ma con le dovute cautele che il momento richiede. Io sto a casa. Quindi mi raccomando, usate la testa e restate a casa. Ho comprato qualche attrezzo e mi allenerò qui a casa per come posso. Eh sì, perché in queste ore, in questi giorni, è importante stare a casa. Volevo intanto mandare questo messaggio a tutti quanti voi giovani. Abbiate un occhio di riguardo per voi stessi, per i vostri genitori e soprattutto per i vostri nonni, che in questa circostanza potrebbero essere i soggetti più a rischio. Facciamo finta che là fuori piove e che quel sole tarda ad arrivare. Questa emergenza finirà, perché finirà soltanto se seguiremo tutti, anche i più giovani e i giovanissimi, le direttive che ci sono state date. Mi raccomando, rispettiamo le regole, laviamoci le mani, teniamo la distanza di sicurezza, non partiamo dalle regioni che sono state chiuse, perché è un modo di difendere le persone a cui vogliamo bene. Rispettiamo queste norme di sicurezza e di igiene che bisogna seguire in questo periodo così particolare.
prima riusciremo ad arginare l'espansione di questo virus e prima staremo tutti meglio. Rimanete in casa, non è per sempre, uscite soltanto quando è strettamente necessario. Facciamolo fino a che è utile, fino a che salva le vite, fino a che ci può tutelare. L'invito è di rimanere possibilmente a casa, riscoprire le nostre case, riscoprire quello che vi è all'interno, riscoprire una socialità diversa. Dice che bisogna stare a casa, dice, io ci sto perché sono pigro e mi trovo a casa, mi sempre trovato bene a casa, da poca gente, state a casa. Per favore, grazie. Siate responsabili, rimanete in casa. Io resto a casa. Buonasera a tutti dal Museo Egizio. Come sapete siamo chiusi e ci tengo qui a ribadire un concetto importante. Restate a casa, è davvero importante. In questo momento dobbiamo contenere il virus e dobbiamo tutti rimanere a casa e seguire le indicazioni che ci danno le autorità sanitarie nazionali. E anch'io sono a casa, sono nella mia casa, sono al Museo Egizio, che è la casa di tutti voi. L'ho sempre detto che il Museo Egizio appartiene a noi tutti e sono qui anche stasera per raccontarvi un oggetto e per farvi sentire a casa. Ecco proprio il museo che esce dal museo e viene da voi. Per ora resta a casa qui con me, per ora resta a casa, fallo per te e per me. E tutto andrà bene. E stia attenti. Mi raccomando. I'm going under all this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds and the night falls, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. State a casa, state a casa. Passa poco, che ci vuoi?